1, 2, 3, 4. Eccoci qua, buonasera a tutti, come ogni venerdì al nostro programma di Tutti Dentro Indie Generation in compagnia di Beppe e Giulio. No, stasera siamo anche in compagnia di Stefania, la sua amica. No, è questa stasera. Ciao. Stefania, chi è Stefania? Sono io, ciao, sono Stefi. Sì. E sono una cantante, se così si può dire. Questo lo diciamo a fine puntata. Scusa. Ma qui quanti cantanti ci sono? Ci sei te? Ci sono io. No, io sono sotto la doccia. Ah, c'è sotto la doccia. C'è la sua amica che accompagna la cantante. Sì, c'hanno la Porsche. Abbiamo la manager. C'hanno esatto. La Porsche. L'hanno fermata già 4 volte. Quindi stasera abbiamo Stefania. Sì. Da Ravenna. Fusignano. Fusignano, specifichiamo. Esatto. Ospite per farci sentire qualche tua canzone. Esatto, qualche inedito, sì. Ecco Giulio, però no, prima... io pensavo fosse uno per farci sentire le canzoni degli altri. Ma se non lo so, adesso la Laura casomai la interroghiamo successivamente. Però visto che ci abbiamo Stefania, mi sembra giusto. Niente, però... guarda, prima dobbiamo fare una marchetta di Beppe. Ecco. Facciamo la marchetta di Beppe, dai. Cioè. Allora, guarda, innanzitutto... Tanto ormai la nostra trasmissione, ormai cioè, penso abbiamo toccato i livelli più bassi. Stasera c'è, cioè, per far contento, Ciro. Sì, allora guarda. Innanzitutto bisogna fare, sappiamo che oggi un mio carissimo amico vuole dedicare una canzone alla sua compagna e fidanzata perché compie gli anni, quindi facciamo gli auguri a Diana che compie 16 anni. E cara Diana, tu non lo sai, ma Ciro Varone, che sicuramente ci starà ascoltando, ti ha dedicato una canzone che adesso ti faremo ascoltare. Per tutto quello che ho da darti, riconosco nei tuoi occhi un motivo per amarti. Stare attento per capire cosa non devo sbagliare. Certe volte mi ritraggo, certe volte so scherzare. Quando poi ti senti vivo solo dentro un labirinto, sai che in fondo non sei perso, ma tu avrai comunque vinto. Sei la luce del mattino, sei uno scherzo del destino, sei la mano che guarisce, sei la spada che ferisce. Grazie, grazie per la vita che mi dai. Io ti amo per tutto quello che sei. Grazie, grazie per la vita che mi dai. Io ti amo per tutto quello che sei. Grazie, grazie per la vita che mi dai. Io ti amo per tutto quello che sei. Grazie, grazie per la vita che mi dai. Io ti amo per tutto quello che sei. Per tutto quello che sei. Per tutto quello che sei. Passeggiate. Giochiamo a questo duello, perdi sempre. Sei tu che non bevi caffè, nemmeno mangi granché. Sei tu che mi chiedi di Claudia. Claudia, ma Claudia non è, non è, non è te. Yeah.
dimmi. E cade pioggia su di noi, ma restiamo qui. E cade pioggia su di noi, dai, io ti prego, restiamo qui. Sono che racchiude in sé tutti i colpi dell'amicizia e ricorda questa amicizia e tempo. Ai silenzi che ascolterò quando tu passerai, in questo mondo dove sempre tutto cambia. E io nessuna bugia, mi leggi nella mente. Noi che non finiamo mai un film, amiamo gli abbracci e chiariamo sempre quella dai capelli castani, dagli occhi sinceri e dalle labbra sottili. Perfetta e dalle unghie curate. Eccoci qua, siamo tornati. Questa dedicata a brava Diana. Stefania, brava Diana, Stefania. Mi raccomando, Diana, però mettici anche te del tuo. Bene, partiamo col nostro programma. Abbiamo Stefania. Ciao a tutti. Ma io ripartirei tutto da capo. Presentiamo Stefania, che è un'artista di PMS, no? Cioè, presentala tu. Che beh, sicuramente chi è che oggi non è un artista di PMF e di PMS? Io e te. Solo io e te, perché noi conduciamo il programma, è chiaro, no? Quindi abbiamo tutti i nostri venerdì, abbiamo un artista dalla PMS Studio, una casa discografica indipendente. Mm-hmm. No, Giulio dopo. Stefania. Noi stiamo parlando di artista. Visto che abbiamo prima artista, sentiamola cantare, poi diciamo se è un artista o se deve andarsi a fare. No. Secondo me è la miglior cosa. Io la vorrei un attimo due secondi interrogare, no Stefania? Perdonami. Perfetto, sì. Professor Beppe ti interroga. Prego. Bene, innanzitutto, quanti anni hai? 30, non si chiede l'età a una donna. No, io inizi subito con una cappellata mega galattica. Questo io pensavo fosse una ragazza invece di una donna. Quindi la Porsche parcheggiata fuori, la vostra? La mia. È iniziata. 30. Passiamo in maniera molto sdolcinata, ma da quanto tempo hai iniziato a cantare? Ma io diciamo che canto. Sì, ma non fa l'intervista alla Marzullo. Stai calma. Come tutti quelli che cantano, secondo me ci nasci poi un po' con il canto dentro. Cioè, sei nata col canto dentro. Secondo me sì. A 3 anni iniziavi ad andare sul palco. No? No, però diciamo che era l'unico metodo per farmi stare buona. Perfetto. Radio, musica. Tua mamma ti diceva, vai a cantare, vai a cantare, fino al punto che è voluto iniziare a cantare. Sì. A scuola, ho studiato, ho fatto tutta la bella prassi e poi ho incontrato. Se stiamo parlando di scuola, quanto ci avevi a musica? Beh, io ero bravissima, suonavo anche la chitarra. Sì? Sì, certo. Chiaro.
E poi la tua prima canzone quando l'hai composta? La mia prima canzone? La componi, No, io sono l'interprete. Deve ancora comporre la prima canzone. No, sono l'interprete. Allora bisogna specificare questo. Adesso mi sto avvicinando un po'. Senti, siccome mi sono letto la tua biografia. Mm-hmm. Ah, qui ci cade il pino. Tu hai fatto un EP. Sì. Hai fatto un EP che è andato molto bene. Overboard. Perché è stato comprato all'estero e non in Italia, quindi è andato benissimo. Esatto. Però cioè, quello che mi ha colpito di più è che tu sei stato un anno fermo perché sei diventata mamma. Esatto. La mia domanda è molto semplice. Aspetta. Ragiona quello che stai dicendo, Sì, vai. Sì, sono in Porsche con lei. Vai, sentiamo. La mia domanda è molto semplice. Allora, a parte il fatto di una bambina, no? Cioè, che è una cosa molto bella e tutto. Questo anno ferma, cioè perché sei stata ferma, ti ha penalizzata a livello artistico oppure ti ha dato lo spunto per nuove idee? Allora, cioè ti ha fatto riflettere praticamente? Mi ha penalizzato per quanto riguarda il live, perché ho comunque dovuto interrompere, però secondo me mi ha dato una maturità nuova. Cioè, ho ricominciato a cantare con una consapevolezza diversa, proprio della canzone stessa. Ti senti più matura? Sì, molto, molto. Senti Stefania. Beh, l'età comunque va avanti. Grazie. Chiaro, la ragazzina. No, però vabbè, ecco lei che... mi sento proprio diversa. Bene. Tu adesso sei uscita con un... Scusa Giulia, vogliamo un attimo, insomma, qualcuno vorrà capire che tipo di musica fa, insomma. Che tipo di... No, un attimino. Io faccio pop. A pop, con qualche influenza rock, diciamo, leggero ovviamente, però pop. Quindi generi italiani o inglesi? No, canto in inglese, al momento canto in inglese. Stiamo approcciando all'italiano... Mi sei serio in questo momento? È vero? Mi sento molto professional. Professional? Ti vorrei un po' più tranquilla, sciolta. Sì, metti un 5. Dimmi. Grande, così, vai. E insomma, ho scritto una canzone in italiano che è poco. Sì, hai scritto te? Insieme a Raffaele, sì. E allora a questo punto, cosa dici Giulio? Vogliamo iniziare a sentire una canzone di Stefania? È proprio necessario? Ma senti, sì, Stefania, sicuramente sì. No, diciamo che lei ha portato 4 inediti comunque. Quattrini ha portato? Quattrini pochi, ma ha portato 4 inediti, quindi devono ancora uscire, no? Sì, devono ancora uscire. Ah, quindi quelle che sentiamo adesso non escono, sì, nessuno. Quest'anno, è il lavoro di quest'anno. Senti, è un lavoro di quest'anno, sì. Che usciranno quando? Oddio, una data precisa adesso non te la so dire. Comunque il 2014 diciamo che sarà il mio anno. Senti, noi facciamo sentire. Quest'anno è l'anno dei gemelli, quindi il mio anno. Hanno detto dello scorpione. Hanno detto dei gemelli, hanno detto. Ma siete già entrati. Il mio. Senti, ormai, facciamo sentire The Bite of Me. Dopodiché ti facciamo delle domande, Beppe, su questa canzone, che cosa vuol dire e tutto il resto. Certo. Vai. Dai, facciamoci del male, facciamo sentire Stefania. Come si chiama la canzone? A Bit of Me. A bit of me. Take a air in a cup of sitting. A part alone, the part of kissing. A bit of me. Didn't need a man to feel completed, including me and what was missing. Oh, a bit of me. I think this love was made your way. I'm screaming. You got me lying in your believing. I think I turn inside out. This is not what I am about. You dare to speak, but you got me thinking you're the answer. Oh, a bit of me will never fit. I had my way and see, boy. You got me thinking never after. Oh, what if you've done to me? I'm unrecognizable. What if you've done to me? I'm cynical, foolish girl. What if you've done to me? Upgraded, you've done it now.
You made me better somehow. I got it, baby. You changed my life. I left the bitterness behind me. What have you done to me? I'm unrecognizable. What have you done to me? I'm a cynical, foolish girl. What have you done to me? I'm jaded, miracle. What have you done to me? Oh, what have you done to me? Oh, oh. What have you done to me? Oh, what have you done to me? Oh, oh. Eccoci qua, abbiamo appena sentito A Bit of Me. A Bit of Me, un po' di me. Un po' di me. Bene. Quanto c'è di te in questa canzone? C'è di me parecchio, perché in realtà è una canzone con un argomento un po' travagliato e sono molto io prima della maternità, ovviamente. Spieghiamolo un po' ai nostri ascoltatori che cosa dice questa canzone. Praticamente parla di una ragazza che pensa di non aver bisogno di nessuno. Cioè un po' tipo lei, insomma. Tantomeno di un uomo. Non è vero. Ma in realtà si rende conto che alla fine quest'uomo l'ha cambiata e stenta a riconoscersi lei stessa. È un po' quello che mi è capitato. Quindi è abbastanza travagliata. Sì, molto. Ma le mie canzoni sono tutte un po' con un argomento. Senti, Beppe, tu l'hai sentita fuori questa canzone? No, noi abbiamo avuto qua tanti artisti. Occhio quello che dice. Tu sai benissimo con il pop, come diciamo tutte le volte, è un genere o piace subito o non piace. Cioè, non è che ascoltandolo più volte un pezzo che non ti piace. Beh, innanzitutto, sei andato fuori a ascoltare proprio per... Cosa pensi di questo? Penso che se avessi un CD la metterei in macchina. Perché mi piace, mi dà... No, cioè... ma la metteresti in macchina per buttarla dall'autostrada cioè, o per ascoltarlo? No, parliamone. Fammelo dire. Fammi fare un attimo in serio, no? Penso che innanzitutto la voce è una voce molto lineare. Una voce che assomiglia molto alla Fortudo. Ma quello dipende. Veramente, complimenti. Può darsi. Ho fatto un bel accostamento. Cioè. Però la cosa più carina, cosa più carina di questa canzone è proprio la carica. Cioè, l'orecchiabilità ti dà una carica, un'adrenalina anche, ti dà. Sì, come è stata composta. Guarda, io se riuscissi venerdì sera me la metterei in macchina per uscire all'inizio della serata. No, io me le metterei tutte e due in macchina. Grazie. Le metterei. No, veramente, complimenti. Oggi è venerdì sera, Giulio. È proprio un gran bel pezzo, il primo, cioè... hai detto che sei stata ferma un anno, cioè ti ha dato una Se dovessi trovare un difetto in questi quattro inediti, cioè, lo troveresti? Io penso che un artista non è mai appagato, no? Sì, questa hai ragione, perché uno pensa sempre potevo far meglio, potevo fare... Secondo me l'unica cosa che adesso appunto sto cercando di fare è proprio una partecipazione più presente, più viva, tipo scrivere. Io una cosa che non ho mai fatto e sto scoprendo adesso, e quindi magari il difetto che trovo è essere ancora più partecipe, vorrei proprio entrare ancora di più. Quindi nei scrivere. Pezzi, sì. Sai cosa, Stefania, secondo me? Però non è facile. Sai, Stefania, che io sono sicuro che, anzi ci scommetto, che durante il percorso della tua carriera musicale farei dei gran pezzi, soprattutto a livello di parole. Grazie. Perché... Grazie. Sì, è vero. Teniamo presente che è la prima volta che partecipi. Ti spiego anche perché. Perché è anche l'ultima. Perché penso che... Scherzo. Cosa? Ho detto che è la prima volta partecipa ed è molto spigliata. No, ti spiego anche il perché. Perché sicuramente, comprendendo la sensibilità di questa canzone, ti scontrerai sicuramente tra il tuo io e la realtà esterna e le tue responsabilità. Infatti... No, io ci avevo di lungo la schiena, Beppe. No, però ha ragione. Mi viene da singhiozzare. Ha ragione. Che ha molto lei questa. Senti, cioè io volevo farti un'altra domanda. Dimmi. Fatto questi quattro inediti, no? Rimarrai su questo genere oppure proverai anche tu a cercare sempre un cambiamento, un qualcosa per non rimanere statica sulle tue scelte sonore? Ma diciamo, io credo che questa più o meno sia un po' la mia identità. Cancro, sotto segno del cancro. Sperimentare si può sempre sperimentare, assolutamente, però credo che se qualcuno poi abbia la sua identità,
che funziona? Sì, quello sicuramente. Sai la sua identità o la sua personalità? Personalità. Sai perché giusto. Te l'ho fatta questa domanda, Stefania? Perché magari poi uno diventa banale, no? Dice, faccio questo genere perché certo. Io so dare il meglio di me in certo. Questo genere, no? Quindi devo trovare anche un qualcosa per stimolarmi me come certo. Artista, per non sentirmi appagata e per farmi sentire anche magari in altre versioni che possono piacere. Comunque già il pezzo che ho scritto con Raffaele, che è dedicato a mia figlia, tra l'altro. Che si chiama? Lucia. Uh-huh. È già molto più dolce, è fatto al piano appunto con Raffaele, quindi è una melodia molto più lenta, se vogliamo, molto più proprio dedicato a un momento della mia vita. Chiaro, un particolare. Po' più, esatto. Ecco, ma io vorrei interrogare un attimo la tua manager, Laura, che ti conosce sicuramente da quanto tempo? Molto bene, non da tanto, però molto bene. No, ecco, Laura, dici qualcosa su Stefania, perché sicuramente tu che sei una persona oggettiva, vieni pure un po' più vicino così ti inquadrano due secondi. Stefania, un aggettivo? No, sì, più aggettivo come... Tanta. Dagli un attimo un... Tanta in tutto. In che cosa la descrivi? In che cosa... Cioè... Cosa che ti piace di Stefania, il suo modo di cantare? No, io gli farei la sua cosa che non gli piace. Dopo niente. Io... Sinceramente, niente. Quindi... Ah, una dichiarazione d'amore. Sì, no, non no, gliel'ho mai detto. Sinceramente, ragazzi, niente. Se mi ti farò felice, ma solo quello. Cioè... No, è una persona completa, adesso... Cioè, come lo vedi e come è? Sì, sì, veramente. È esplosiva in tutto. Sensibilissima, per quanto sia io, la più brava di tutto a fare tutto. Parliamone fuori, mi ha dato la vabbè, ma li fa parte, fa parte. Si sente in colpa poi, perché poi si immedesima... Per quello è andata in bagno. No, però poi sai immedesimarsi in quello che può pensare l'altro, in come può reagire l'altro a quello che quindi ti ha detto. Molto empatica, quindi. Sì, tantissimo, sì. Tantissimo. Senti, vedo che c'hai un foglio con tanta roba scritta, ma ti sei fatta la biblioteca? Sono gli appunti. Ah, pure, cioè, sono arrivato con gli avevo appunti. Paura di sfigurare. Eccola. Allora mi sono scritta le cose basilari. Beppe, guarda che cosa ha scritto. No, ci sono le mie canzoncine. Adesso, mentre manderai la seconda canzone più avanti... Sì, no, mi sono preparata. Posso possiamo un attimo vedere un attimo sì, di ci sono ah, ecco, io volevo farti cartoni. Questa domanda qua, no? Perché ecco, questo mi interessa. Questo mi interessa. Questo è, posso fare una domanda? Certo. Noi abbiamo avuto, cioè, abbiamo iniziato una collaborazione con la PMS, no? Mm-hmm. E sono venuti qua tanti artisti, fra cui anche Matteo, che conosci benissimo. Sì. Matteo fece vedere, fece delle canzoni di cui c'era un filmato dove ci sei tu, certo, ci sono io. E poi un altro filmato dove c'era una ragazza che faceva la corista. Perché ha avuto Tony Lusinghieri per la corista e per te non ha detto niente? Perché si può dire? Vai tranquilla. No, io stronzo. Sì, ma un coglione. Si può dire. Cioè, Matteo, l'ha no, detto lei, che sia uno stronzo. Matteo. Però l'hai chiamato stronzo. Sì. Però lì sul filmato disse... Sì, perché ha fatto capire che io... Sul filmato io gli feci proprio la specifica domanda. Cioè, chi è questa corista? Dice, è una ragazza bravissima. Mentre nel filmato che tu sei seduta con lui in macchina... Esatto. L'ha detto un caso. No, non è quella. Lei è una ragazza, ha fatto il video con me. Però l'altra è molto brava. No, grazie Matteo. Bravissima. Esatto. Sì, infatti. Ma l'ho cazziato per questo. L'ho chiamato immediatamente. Proprio, gli ho sparato a zero. Quindi io partirei con la seconda canzone del tuo inedito, no? Mm-hmm. Aspetta Giulio, vedo un attimo qua dei suoi appunti. No, infatti giustamente, no. Giustamente. Sono fermo, cioè... Se non erro, questa canzone si chiama Afraid and Alone. Alone, sì. Benissimo. E... Alone, mi viene in mente Hollywood con Alone. No. Alone. Quindi, nella sua, il suo modo di percorrere questa canzone dai suoi appunti, dice praticamente che questa canzone è una canzone passionale. Sì, molto. Che vive un sogno d'amore. Sì. Ma non è, cioè, quindi quindi te, in poche parole, esatto. No? Quindi tu sei molto passionale, sì. Ha ragione Laura. Cancro, passionalissimo. L'amore, ma non è contento lo stesso. Stai facendo pubblicità, sei anche tu un cancro, Beppe. Nonostante Beppe. Abbia Beppe, ma sei un cancro pure tutto. Tu? No, io sono un Gemini. Non vedi che ho due personalità diverse? Allora è meglio alla fine, sono io che sono un Capricorno. Guarda. Perché ha paura di perdere tutto questo. Sì. Perfetto, è tutto ben in paranoia. È bravo. Ma lì c'è scritto nel biglietto, c'è scritto. Ma sono io. Sì, lo so. C'è scritto nel biglietto, ma nascondiglielo, che almeno poi faccio. Ma lo so lo stesso. Quindi ecco perché gli ho detto che alla fine dei conti ogni suo testo sarà un testo... dove le persone si potranno pensare in maniera molto 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 sensibile. Senti, proprio per il fatto che lei riflette, ha la testa da riflette costantemente e va in paranoia. Bravo. Su ogni tipo di cambiamento. Che ha riflettuto, cioè te lo dico allora, perché io ho parlato prima con Stefania, no? Prima che tu arrivassi. Stefania nasce come Dark.
E infatti gli ho detto, perché non hai fatto una musica dark, visto che sei nata dark? Mi ha detto, falla tu, che a me mi viene da ridere. No, cioè lei nasce come dark perché sicuramente allora... Perché come aspetto, molto dark, come aspetto, tutto. Dice... Certo. Ma mi è venuto spontaneo di chiedere... Però perché... soprattutto, se non perché voglio fare il fox della situazione... Anche per un dark, eh? No, io ho metallaro. Ah, io un paninaro, quindi penso che... Ci siamo messi male. Sì, esatto, un bel trio. Mamma mia, ragazzi. È normale, ma io almeno andavo via con i Black Sabbath. Tu con cosa andavi, scusa, Cioè, non ho capito. Io quando andavo già fuori, cioè... Ma di cosa facevi, C'è 20 anni di differenza, secondo me era ancora nei testicoli di papà quando sono diventato un paninaro. Pensa adesso, in questo momento. Tu sei più... Però io non mi vestirei più a quella maniera lì. Pur lì mi sentivo pure figo. Vabbè, certo. Adesso mi vergogno come un ladro. Ovvio. Comunque, ritorniamo alla nostra canzone Afraid and Alone. Alone. Ce la spiega dopo, Beppe? Ce la vai, facciamocela sentire. Dai, facciamoci del male, va. Sentiamo anche questa canzone. Facciamoci del male, no, dai. Sentiamo un attimo. Baby, there's something that I'd like to say, and I hope the my words don't get in the way, but there's something that you ought to know. How can I explain all this love that I feel? How do I prove that this heart is for real? Now you're you close, I don't wanna let go. I can no longer hide, cause I'm dying inside, and I'm feeling like I'm going to fall. This is a dream that I don't want to wake. This is a feeling I don't want to shake, and I can't make it on my own. I don't want the night turning into the day, cause I'm afraid it's been all fade away, and I'm left standing afraid and alone. Sometimes I feel as though I don't deserve the love that you give, thought I'm so reassured. Whenever you're kissing me there in the dark, cause this is a fire that's burning within. When I feel the passion, the room starts to spin. If you leave, I am left with a spark. You are all I dream of. Stay around, I would give anything to hold you here in my arms. But I found someone incredible, baby. Yeah.
Eccoci qua, tornati 19:34 Indie Generation in compagnia di Beppe e Giulio. Grandi, grandi! Grazie di esistere, ragazzi! Io vi amo! Laura, Steffi. Aspetta, rifacciamola che mi piace ancora. Eccoci qua, 19:34 Grandi, grandi! Indie Generation grandi. In compagnia di Beppe. Siete meravigliosi, ragazzi! In compagnia di? Laura, Steffi. Rifacciamo, vai! Minchia, eccoci qua, Indie Generation. 19:34 in compagnia di Steffi. No, Beppe Giulio, che è Steffi? Ma guarda che presunto. Ascolta, ci delizi con qualcosa dal vivo? Ti odio. No, chiedo illecito, non mi ha sempre detto. No, però almeno un qualcosa di. Allora, mettiamo le punte su lì, non la puntina. Se volete, vi posso accennare un pezzettino di Cambierai. Che è il pezzo dedicato alla italiano? Lucia. Italiano? Italiano? No, non ci frega un cazzo. Bene, perfetto. No, invece no, va bene, no, perché vedere. Voglio vedere la differenza, cioè, anche perché io e Beppe siamo due stronzi. No, sai, per no. Te, tu parla per te, io per posso essere un coglione. Ma sai, cioè, che per far vedere veramente un artista bisogna prenderlo anche, cioè, mi porti canzoni. Normalmente dici con le palle, però qui momento... Non ti nego che però per i miei orecchi la prima è molto più orecchiabile, l'altro per un pubblico più esigente, questo te lo dico, te l'ho grazie. Detto anche. Oh, vietato, però, sembra essere vietato ai minori di scusa, esigente, nel senso stare lontano dalla portata dei bambini, cioè, non per capito. Il semplice motivo che l'altra la compra un intenditore, mentre quella orecchiabile. Ma non è vero, è soggettiva la canzone, Giulio. Però quando uno mi porta le canzoni, cioè, belle come le tue, mi fa tanto piacere sentirlo. Però per sentire l'artista voglio sentire anche a cappella come canta. Va bene, ci sono. Allora, facciamo una cosa, ecco, noi ci discostiamo, due secondi, ci discostiamo. Ecco Beppe, prendi le caramelle, che a me mi viene da ride. Pezzettino, Vabbè, c'è il pezzettino. Vai, c'hai il microfono aperto, facci del male, facci sognare. Cambierai, guardando negli occhi un sogno, lo sentirai. Per averlo sempre vicino, così saprai che per ogni distanza del tempo lo sentirai, quell'amore di un cambiamento. Cambierai gli orizzonti miei e sarai quello che non ho avuto mai, resterai quello che vorrei e crescerai il mondo mio per te. Brava, brava, a me l'hai fatto anche il battesimo dal vivo e si è andata molto bene. Adesso. Io poi mi emoziono sempre quando canto questa canzone. No, però ti dico che hai avuto un battesimo dal vivo in radio e sei andata molto bene, facendo presente anche a chi ci ascolta, che salutiamo sempre, che tu canti in inglese, questa qui pezzo l'hai cantata in italiano e sei andata veramente molto molto bene. L'artista si vede anche da quello, quando viene messo in difficoltà, però le supera, come hai fatto tu adesso. Senti, la canzone di prima non ci hai detto però di che cosa parla proprio direttamente. La canzone di prima... Beppe, fammi sognare con una caramella. E la canzone di prima praticamente parla di questa ragazza. Aspetta, certo. Anche perché... Cioè, abbiamo detto prima, te l'ho spiegato io, c'ho un testo qua, tutto copiato. Se a me stai insegnando di Bergerac, non lo so. Io sono un duro, però qui noi abbiamo sempre tanti ospiti, no? Io mi guardo Bonolis, gli portano tutti paste, pasticcini. A me te ci avessero portato l'inquadratura. Ci avessero portato un cacchio i nostri ospiti, una caramella anche ciucciata, c'è niente. Beh, così quando vengo la prossima caramella. Volta. Chi va alla Romagna si può portare pure una piadina, con lo squacquarone che io e Beppe la mangiamo in diretta. Così siete obbligati. E facciamo la prova del cuoco in diretta. Grande Beppe! E vai, 19:38 Indie Generation. Senti, Stefania, mi hai detto che la prima volta non ti viene in radio. Sì. Ma hai fatto altre interviste da altre parti la prima volta? No, no. Prima, quindi questa è la prima intervista. Lei ha sempre fatto parlare l'avvocato, cioè parla il mio avvocato. Ha fatto bene. Mi avvalgo da facoltà di non rispondere. No, ti dico incontro cosa ti sembra. Due persone come noi, cioè, beh, come puoi trovare? L'abbiamo messa subito. L'abbiamo messa molto bene. Subito a suo agio. Sì, perché senti, io effettivamente ero un po' in ansia all'inizio, devo dire la verità. Ti abbiamo parlato malissimo di noi. Però te figurati, io e Giulio la prima volta che abbiamo fatto la RAI. Ti ricordi Giulio? Fantastico. Quante cazzate abbiamo fatto. Beh, abbiamo invitato anche della gente, li abbiamo resi in faccia. Sarà bellissimo. No, veramente.
Quello è il bello della diretta. Non tanto bello perché viene intervistato gli in faccia, sì, e no, piange. Esatto. A proposito, la musica che ascoltiamo, che uscirà poi l'EP e si potrà scaricare su iTunes. Sì, sarà in digitale, un CD, un prodotto digitale. Cliccando il nome di Stefania? Steffi. Steffi, sì, è più da specificarlo. Assolutamente. Questo. Hai, sì, un blog? Steffi. Hai un sito? Adesso lo stiamo preparando perché c'era appunto un sito vecchio, tra virgolette, del primo EP. Però abbiamo pensato di rinnovare proprio anche tutta l'immagine. Abbiamo fatto nuove foto, nuovo sito che a breve uscirà. Quindi abbiamo fatto le cose in grande. Beh, quando parla uno con la caramella in bocca. Con la caramella in bocca. A proposito, cioè, bisogna ricordare anche che PM... S ti dà modo di scaricare le loro canzoni singole dell'artista a un prezzo veramente modico di, mi sembra, 60 centesimi, mentre ci sono anche quella ad altissima qualità con un euro, quindi approfittare. Cioè, io Giulio, veramente vai a fare al posto di Mastrotta qualche televendita, perché veramente ci sei. Ma lo pagano a Mastrotta. Sei veramente sul pezzo. Sei sul pezzo. Bene. E allora cosa facciamo, visto che... Ma io chiuderei, mi sono già rotto. Chiudiamo, abbiamo finito. No, vai, cioè, come ti sembra? No, a parte scherzi, Beppe. Dimmi, Giulio. A noi la PMS ci ha mandato sempre tanti artisti, però... Ascolta, Giulio, però dimmi una cosa. Cioè, io so che ogni volta vieni qua per non... ogni cantante che viene... Ti stavo chiedendo a te cosa pensi. Di Stefania? Sì. O di Steffi? No, Steffi. Di Laura, cioè cantava Laura. Allora, innanzitutto Laura non c'è, è andata via. Ecco, quello che posso. No, Laura, vieni qua. No, la mia domanda era un'altra. Cioè, quest'anno ci hanno mandato tanti artisti perché abbiamo iniziato una collaborazione. Beh, no? Allora, ti dico subito questo. Come sai, ogni artista ha la sua personalità, e quindi una canzone praticamente diversa, un modo di comunicare diverso. Ecco, e secondo me, Steffi. Non sto parlando di Steffi, stavo chiedendo. Fammi un attimo. Gli artisti che ci hanno mandato fino adesso non hanno fallito nessuno. Cioè, questo bisogna dire, cioè, che la PMS ha un'etichetta di giovani, ma veramente... Tu considera che c'è una persona che logicamente fa il suo mestiere e quindi punta non soltanto al discorso dell'indipendenza, ma anche alla qualità del cantante. Ed ecco perché comunque ci troviamo sempre delle persone che, insomma, riescono nel loro intento o comunque producono delle canzoni che possono essere non soltanto orecchiabili, ma ascoltate anche all'estero. Però la cosa che ti volevo dire è che ogni persona che abbiamo incontrato fino ad oggi, proprio perché ha una sua personalità, ha un genere diverso, ma comunque ha una tematica diversa. Secondo me, Steffi, deve puntare molto a questo senso di passionalità che hai. Secondo me sì, perché comunque io in inglese ne so poco e niente, però effettivamente quando canterai anche in italiano, se riuscirai, tra virgolette, nell'intento di produrre qualcosa come testo, te personalmente, secondo me ne verrà fuori qualcosa di interessante. Grazie. Beppe, mi sembravi il professor Morelli. Ti piace? sei stato molto bravo, cioè hai detto veramente, anche se non so se lei si sentirà di cantare in italiano, si sente più forte a cantare in inglese. Beh, sicuramente l'inglese è più melodico. Diciamo è più orecchiabile. Melodico no. Si presta meglio. Sì, nel senso, esatto. Si presta meglio alla canzone. Proprio, esatto. Più musicale, volevo dire, non melodico. Vabbè, comunque sì. L'italiano, sai anche cosa? Capire perfettamente, precisamente quello che canti, a me è una cosa che mi mette un po' in difficoltà. Tipo, la canzone che ho scritto per la Lucia, aspetta. Mi sono messa a piangere. Aspettiamo un attimo, spieghiamo bene, perché sembra... No, sembra il messaggio che è passato, dice: oh, canto in inglese perché non ci capisco un cazzo, esatto, e quindi la canto volentieri. Esatto, ecco, esatto. Il messaggio che passava era questo: canto in inglese perché non ci capisco un cazzo, dice, quindi canto tranquillamente, perché capisco quello che canto mi viene da piangere. No, hai ragione, capisco anche quando canto in inglese, però l'italiano, cioè, lo capisco, cioè, tutti, non puoi sbagliare. O tutti, sei esagerata. Cioè, parliamo. Devi, grande, vado in 5. Vai. Questa è... Dopo questa cazzata, ragazzi, vi saluto. Ciao. Andiamo. Ti aiuto. Tutti in italiano. Vai, voleva dire, ti aiuto. Posso ciao, dopo questa cazzata ce ne stiamo andando. Capiscano tutti in italiano. Sto lì dialettica, vai. No, nel senso che per me è una difficoltà maggiore, perché scrivere, cantare quello che scrivi nella lingua in cui vivi e sei nata, io sono un po' più in difficoltà. Beh, perché tu dovresti scrivere in romagnolo. Esatto.
scritto in dialetto, scrivo questa l'altra volta. No, però è vero, tipo la canzone della Lucia, io mentre la cantavo ho dovuto interrompere parecchie volte perché mi veniva da piangere. E quindi ci abbiamo messo un po' per registrarla tutta. Guarda Steffi in questo momento che sta cercando di tenere un attimo... Sì, si sta riprendendo. In italiano si sta cercando di mettere in medesimo ancora diciamo che l'italiano la senti molto di più la canzone, va? Ti ho dato l'ancora di salvataggio. Grazie. Comunque, a prescindere da tutto questo, andiamo avanti con la canzone. È passato un'ora scherzando e ridendo, sai? Cioè, voi siete un po' andati a casa. La quarta volta che prendiamo 8, ci andiamo fino a 8:15, Sì, sì, tranquillo. Adesso cantiamo aspetta, aspetta che c'ho qua un attimo. No. Cyrano de Bergerac che scrive il testo, il poeta. Beppe, fai la domanda mitica. È l'orario della domanda mitica. Quale? Terremoto film. No, questa aspetta. Dai, adesso, un attimo. Sì, c'ero anch'io però. C'eri anche tu? Vado in 5. Ricominciamo. Grande! Beppe! Grande! C'ero. Bene ragazzi. Abbiamo una canzone che si chiama, che l'hai intitolata? Beppe, presentala. Move on. Beppe, presentala con professionalità. Mi sembra lo Zecchino d'Oro. Dice adesso per i bimbi canterà. Mi piace perché è bellissimo quello che ha scritto. Perché lei, giustamente, vuole dare un messaggio centrato su quello che è il senso. È concentratissima. Si è scritta la roba anche sulla mano. Anche sulla mano, guarda le mani. C'è come a scuola. Sembra essere a scuola, no? Cioè, normalmente uno si mette così e poi il bigliettino ci guarda. Comunque, dai, torniamo alla nostra serietà. Move on, vado avanti. Cioè, non ti interessa che cosa? Quello che dicono gli altri. Se è giusto, se è sbagliato, se va bene, se non va bene. Io sì, lo se canto in inglese perché non capisco. Cioè, non mi è da cioè vai avanti di carattere o sì, sei testarda? Oh, faccio quello che voglio, sì, sono testarda. Vado avanti, lo stesso. Beh, l'importante è ricordarsi che... Questo anche professionalmente? Sì, anche se professionalmente mi affido molto, perché chiaro, anche con Raffaele stesso io mi fido molto di quello che fa per me, di quello che mi... Se ti fa delle critiche le accetti, insomma, sì. E quindi magari capisci, no, cioè non cioè, è quella per la chi strada. Ancora non ha capito, Raffaele sarebbe Raffaele Montanari, certo, che è praticamente... Che salutiamo. Il titolare, nonché praticamente produce dalla PMS Studio le canzoni dei vari cantanti che viene quando vieni. Aspetta, che mi sto grande Beppe direttamente. Quindi vado avanti. Allora, la vogliamo sentire? Certo. No, l'ha portata aspetta, così. Pardon. Facciamo una cosa. Prima di sentirla, è una canzone. Visto che ancora noi non sappiamo se è una canzone. Un vado avanti dovrebbe essere una canzone incazzata, in poche parole, no? Vado avanti. No, lo dice con dolcezza. Sì, no, non è smelenza. Aspetta ancora. Smelenzo. Registralo questo, Giulio. Smelenzo. Smelenzo vuol dire che non è lagnoso. Vado avanti, sì. Dovrebbe essere una canzone per dire oh. Dovrebbe venire tenacia, quindi dovrebbe essere risultare una canzone. Dovrebbe venire fuori la sua anima rock in questa canzone. Sì, però non esagerate, non è troppo. È sempre moderato. Quindi è un Beethoven. Basta, cioè non spacco le sedie. Ascolta, facciamo però... come dire. Oh ragazzi, vado avanti. Sentiamo. Esatto. Sentiamola. Dice basta. Cioè, mi avete rotto maroni, dai. Am I meant to tell the injustice how I feel when it was simply let me be? Controlling my feelings just got eaken and all my happiness, oh, my your happiness. When we are together, disappointed, and it was better than leave.
some. And when it's said, we couldn't see each other. I almost lost my mind. Oh, I won't let this end, oh, not for a day. I want me to set to some dogs, but as someone you can't turn up the day. And I know sometimes I may not recognize where I'm going, right or wrong. I don't care what you say, I'm happy if you got. Eccoci qua, abbiamo appena sentito Move On. Yes. Io non l'ho sentita perché non ho le cuffie. Giulio, com'è stata? Allora, mi piace moltissimo questa canzone. Forse delle tre è la più bella. Anche perché, e ti spiego il perché. Secondo Giulio, eh? Secondo me, normale. Ecco. Cioè, non sono io colui che la produce, fra parentesi. Perché ad esempio... Allora, la prima cosa, questa canzone, a differenza degli altri, mi viene in mente un pop degli anni Ottanta. Ecco, ecco perché gli piace. Intanto. Ecco, vabbè, perché gli piace. Seconda cosa è questa canzone. Perché ti fa ricordare il paninaro che era in te. No, dillo. No, cioè i panini che mi sono mangiato. Sì, no, è la cosa che mi è venuta in mente sentendo questa canzone, che potrebbe essere la sigla di un film. Cioè, sai, una colonna sonora in film, cioè, perché mi ha fatto sognare, nel senso, un aeroporto, un aereo che sì, parte, tipo il film molto è molto bello, veramente. E poi anche perché bello. È un pop di 20 anni fa, cioè Bodyguard, per me è attuale, fine, capito? Sì, però sì. Giulio, che negli anni 80 andava molto, molto ritmato, molto orecchiabile, molto bello. E prima io ti ho detto che assomigliavi a questo, e come ho detto altre artiste, cioè avevo detto La Fortuna, no? Furtado, sì. Furtado, perfetto. Invece c'hai un tuo stile, in quella canzone lì c'avevi degli acuti che assomigliavi. Poi siccome sento sempre le canzoni in maniera molto accurata, mm-hmm, no? Quando vanno, non cazzeggio come chi è in studio che mi aiuta, grande Beppe, ho cercato, no scherzo, lo cerca sai. Sempre di buttarmi una freccettata, no, ma io non capisco come mai, ma questo dai, povero scherzo, ragazzo. No, e allora vedi che ero lì che stavo sentendo la canzone per vedere se trovavo degli spiragli, cioè, no assolutamente, c'hai un tuo stile e vai avanti con il tuo stile e non sbagli, cioè, complimenti, questa canzone, grazie, tra le tre mi è piaciuto tantissimo. Complimenti per la trasmissione e grazie della roba che ci avete portato a me e Beppe, ci avete riempito di piadine, squaccarone. Grazie ragazzi, grazie, grande Beppe la presentazione, però c'è, cioè, perché prima non comunque rifacciamo ancora una cosa. 19:53 Indie Generation in compagnia di Beppe Giulio. Grande Beppe. E poi che abbiamo Peppe Giulio, però ci è mancato Stefania e Laura. Stefi, Laura. Io lo voglio dire sempre. Ragazzi, Stefi, mi raccomando, Stefi, dovete trovare Stefi. Mi raccomando. Stefi. Stefi Guerrini, no? Cioè tu un giorno io Guerrini. Mi voglio chiamare Stefi. Io sono sì. Stefi, fondamentalmente. Cercasi Stefi disperatamente. Io sono così. Era Madonna che era cercasi. Che era, sì. Quindi facciamo. Era la canzone cercasi.
Susan disperatamente, dai. Vedi, vedi che è un pazzo. Vedi, viene fuori. Vai. Grande Beppe. Polpettaro, ragazzi. Con Madonna, il polpettaro sei te, il polpettaro. Il polpettaro, le polpette, mi piacciono un casino. Basta. Allora, abbiamo... ci rimane la quarta canzone, no? È proprio obbligatorio. Quindi, sentirla. No, aspetta un attimo. Ah, no. Facciamo un percorso di Steffi. Mi piace. Sì. Accidenti, piace e miei appunti. Ragazzi, ragazzi, voi... Dammi, prossimi cantanti della PMS, mi raccomando, vi voglio così. Facile. Dammi un attimo. Voglio così, perché così riusciamo a interagire. Un attimo. No, dai, su. Questi sono gli appunti di Steffi. Dai, basta. Adesso li rompe. Guarda, li rompe. No, no. Ah. Comunque. La mano è qua, quattro appunti. Quindi, quattro canzoni, quattro tematiche diverse, ma quattro tematiche... No, perché abbiamo visto che abbiamo il video. Il video un po' dopo. Un po' dopo, perché è giustamente un po' dopo. Come il termine tecnico. È bene. Piace Giulio. Allora, Giulio, vai a regia, per favore. No, volevo dire, Steffi, che le tue quattro canzoni sono. Le sue tre, ne abbiamo sentite tre. Aspetta, Beppe, buongiorno. Le quattro canzoni, che la quarta che ascolteremo tra poco. Evidentemente sono canzoni che evidenziano un percorso interiore, perché comunque partendo dalla prima, da Abituarti un po' di me, aspetta un attimo, poi fai un discorso serio, perché dopo è finita, eh? Sì, perché è raro. Poi abbiamo il senso passionale dell'amore di una persona che praticamente ha paura di perdere qualcosa. Sì, il portafoglio. Abbiamo comunque fa capire una persona che vuole andare avanti nel bene e nel male, e comunque al di fuori di ogni critica. No, non è che vuole andare avanti, dice io non mi fermo. Cioè. E poi comunque, come ogni tematica, c'è un lato finale che è la liberazione. Ma io... Quindi questa persona che praticamente entra, non sa cosa deve fare. Lo fa lo stesso e poi dopo, bene, mi libero. Sì. E quindi abbiamo la canzone su Easy. So easy. Facile. Così facile. Cioè, e poi non è stato un cazzo facile. No, comunque, esatto, però. Comunque, Steffi, cioè, le tue canzoni mettono allegria. Cioè, infatti è venuta fuori una puntata allegra, perché veramente... Cioè... Beh, più che allegria le sue canzoni, che sono belle, diciamo che abbiamo comunque due persone a fianco che ci danno positività. Mi sembra un maestro zen, mi sembra. Piace oggi? Sì, mi è piaciuto. Lui è quello che mi prepara per le gomme, mi ha detto non sono neanche pronto io. Allora, il grande mago dice... Dissa alla strega, andiamo nel bosco. So easy. Aspetta, cioè, ragazzi, cioè, ma voi... Cioè, yes. So easy. Ah, so easy. Andiamo con so easy. Mica so easy. So clear, 'cause you just did easy to get.
your fault. Eccoci qua, siamo tornati. Giulio, sei stato l'unico che ha ascoltato questa canzone. Ma sai perché? Perché non abbiamo le cuffie stasera. Quindi mi devi dire tu. E già guarda la tua faccia là. Oddio. Che cosa hai ascoltato? Guarda, intanto... Dillo con le parole tue, Giulio. No, ma dillo con le parole. Lo svergo. Con le parole, ti devi ritenere soddisfatta perché hai fatto veramente una bell'opera. Deve essere soddisfatta anche Raffaele di quello che hai fatto, perché è veramente bello. Sono tutte e quattro molto belle. E quindi devi essere soddisfatta e ti dirò. Soddisfatto è bello, quindi l'aggettivo che abbiamo capito per adesso è soddisfatto è bello. Ti dirò che secondo me non è poco. Quando entrerà in commercio, cioè, non avrai problemi né a farti conoscere né a aver successo, perché è una grande opera quella che hai fatto. E volevo sapere soltanto la musica, chi l'ha scritta? È sempre frutto della PMS, rimane sempre in famiglia. Complimenti, perché qua ho usato... Ma mi spieghi un attimo che canzone era che vi sono ascoltato? Qua ha usato molto il basso, ha usato, cioè un gioco di bassi, cioè... Bella. Ti dai un aggettivo per questa canzone? Com'è? Frizzante? Perché non l'ho mica sentita. Diciamo, è una canzone frizzante, no, gioiosa. Molto nostalgico. Oligoldiana. Sembra veramente un saluto, no? Cioè, sembra un saluto e ritmata, molto scorrevole, però nostalgica anche. Cioè, un velo di nostalgia. Cioè, sono tutte e quattro molto belle, anche se io ritengo che la tre è bellissima. Quella che abbiamo sentito. Move on. Però comunque hai fatto veramente un ottimo. Guarda, devi ritenerti soddisfatta. Ma infatti e ti dirò di più. Ci tengo tanto. Le prossime opere che farai devi essere ancora più bravo per arrivare già a questo livello, per non sorpassarlo, perché qua c'hai già un livello molto alto. Grazie. Complimenti. Grazie. Mi dispiace dirtelo, ma insomma, complimenti. Avrei preferito insultarti in diretta e dirti ma se ne va. Lo so che ci hai sperato fino all'ultimo. Mi è andato male, Beppe, veramente. Grazie. Ascolterò anch'io perché purtroppo no. Adesso, anzi, fai una cosa. No, si dice, te lo dico dopo. Cantamela tu, così vediamo. Cantacela tu. La vuoi cantare da vivo? Io ho già cantato. Hai già cantato. La vuoi... Dopo ce la sentiamo. Vabbè, sicuramente sai... Internos. Cos'è? So Easy, la liberazione. Io di cosa ti sei liberata, che non ho capito? Ma un po' di tutto, un po'... delle zavorre, un po' delle aspettative, un po'... Nella canzone dice io lascio, tanto lascio io, facile, no? Certo, vai avanti. Esatto, e quindi è un po'... E dopo, logicamente, come soprattutto nelle persone, i ricordi si iniziano a entrare dentro e dopo sono cazzi, non male. Esatto. Ecco. Bene, Giulio, 20:03... Stiamo prolungando per pochi minuti la nostra puntata, visto che abbiamo... Sigla, cioè... Sì, però se dobbiamo prolungare e abbiamo qua Stefano che tra poco poi se ne andrà via, cerchiamo un attimo di dire qualcosa di interessante, no? Sì, facci vedere il filmato, fai qua il filmato. Adesso, però. Quando un giorno... Scusa, a proposito, tu ancora hai qualche concertino, giro localini? Ancora no. Ancora niente? No, ancora stiamo... Ci gira per andare a mangiare, ecco, quindi no, ancora ci siamo, il nostro obiettivo con il pubblico ancora non hai avuto, sì, diciamo, ho fatto qualche serata, sì l'ho fatta, ecco lì ad esempio, conoscendoti inizialmente, visto che sei venuta un po'
preparatissima sicuramente. E poi il carattere l'aiuta molto. No, però sai, a volte le persone, non, soprattutto le persone un po' ansiose, che non le senti, le persone non si sentono, ma comunque riescono a, insomma, a tenersele belle dentro, però quando è il momento... Diciamo che ha avuto un bel maestro come Matteo, che è una bestia proprio da palcoscenico. Sì, esatto, lui è un animale da palcoscenico. Vabbè. Io sono più una discografica, da come dice, esatto, da palcoscenico. Cioè discografica in che senso? Nel senso che in che senso il mio prodotto finale, diciamo, è più mirato... Adesso ti metti sulla scrivania come... Al commercio, come nelle foto. Come nelle foto? Al commercio, non alla... Hai visto le foto, Beppe? Al live. Hai fatto le vedere. Ce le ho nel cellulare, però. Mi devo alzare. Le foto, no? Mi devo alzare. Beh, mettiamo adesso, quando usciamo, le vediamo. Adesso quando facciamo sentire la sigla, le vedi. Ah, ce l'ha la Laura, guarda com'è brava. Guarda, cioè, vedi subito lei, proprio. E scatta, eh? Lei è il tuo PR, proprio. Certo. Ma preso... C'era anche lei quando mercoledì quando mi ha fatto le foto. Vabbè, ma io non ho capito una cosa, che foto sono? Praticamente sono le foto. Aspetta, siamo in orario della fascia protetta. Ma sono protettissime, sono le foto per la nuova immagine di Stefi. Bene, intanto raccontaci un po' le foto. Ma sono, danno un'immagine di me molto rock, okay. Esteticamente. Non dark, rock. Rock. Ma adesso vediamo queste foto. Per creare appunto una sorta di contrasto. A me non si vede, no? Cioè, si vede voi due, no? Però adesso le vedete e capite. Rifagli la domanda. Che quale domanda? Che gli hai fatto, c'è Keima? Eh? Keima? Keima? Immagi? Che immagine? E di fatto la sola domanda. Parli, Marco, ti ricordi che cazzo dici? Gli hai fatto la domanda. Cioè, che immagine? 50.000 di domande. Io vado a ricordare. Hai detto che... un'immagine rock, potente. Ah! Sì. Non si può dire. Vedi, non si Bene, ma la voglio vedere la foto. Cioè, che immagine danno? Un'immagine forte. Un'immagine forte, guarda. Niente, la vorrò vedere. Detto... Sì, sì, eh. Adesso se la Laura ce la fa. Ce ma che l'hai cancellata? Ma hai preso il telefono mio per guardarle. Cioè... Oh, siamo un po' la Titanic qua, eh. Un po' la Titanic. Ah, l'ha detto anche lei. Vero? La posa. Siamo la Kate Winslet. Lucia. Vuoi vederla? Sì. Cioè, ah, a proposito... Metti davanti alle telecamere. Eh sì, fallo vedere i... Da dove si vede? Si vede, adesso si vede. Sì, sì, adesso arriva. No, perché... non si vede niente. Devi è vero. E qua invece... La centrale. Qui è tutta farfallina. Brava. Eccola qua! Hai capito la farfallina? Ale! Grande immagine, grande. Questa ancora meglio. Ah, questa è ancora meglio. Le altre non possiamo farvel vedere, ragazzi. Bene, allora, Stefi, ricapitoliamo. Visto che siamo quasi in chiusura, 20.07... E abbiamo ascoltato le canzoni di Stefi, sì. e Laura a fianco che non c'è ma c'è comunque. Stefi la potete trovare qui in questo momento. Poi non sappiamo dove va. Non è nostra abitudine farsi cazzi gli altri. Successivamente la potete trovare i suoi album. Vi do il numero, sì, di cellulare. Su iTunes. Sì. Il numero di cellulare, perché la verità è 334. Ha composto. Però quando esce abbiamo mi autoinvito. No, quando esce, ma ti vogliamo subito, lo sai, no? No, non è che ti autoinviti, è un obbligo che tu debba venire. Ma dai, noi ci divertiamo con Senti, io voglio fare una domanda che non Ecco, via ragazzi, andiamo. Nell'ansia quando mi dici così. No, dovresti dare un aggettivo alla trasmissione. Senti, da 1 a 10. Che hai fatto stasera con noi? Cioè... Brillante. Vabbè, ma dipende anche dai personaggi, perché sai quante volte abbiamo fatto delle trasmissioni? Dipende, due, Giulio. Noi siamo due generi, siamo buoni con chi. Dipende, oggi abbiamo no, però mi sono trovata molto molto bene, devo dire la verità. Meno male. Non siamo stati cattivi. No, infatti. Abbiamo fatto domande fatti. Pertinenti e meno. Bene. No, bello. Quindi, allora, ricapitoliamo, l'album, l'EP uscirà 2014, a breve, esatto. 2014, speriamo nel primo semestre, no? Entro giugno uscirà, non entro giugno. Non posso sbilanciarmi al momento. Comunque speriamo che esca nel primo semestre. Prima a fare la bambina, cioè... sì, che è chiaro. Bene, possiamo chiudere. Salutiamo tutti, ringraziamo. Dobbiamo salutare la Valentina. Ah, Valentina. Ciao, Valentina. Valentina, mi raccomando, ti aspettiamo con Laura e Stefi. Mi mancava. No. Io salutavo Valentina, sua moglie. No, non è tua moglie. Vale. Cioè, che presuntuoso, io saluto l'amica vostra. Saluto sua moglie perché la conosco. Ciao, Valle. Andiamo con la stessa. 3, 4.